Ciao a tutti youtuberini e youtuberine, benvenuti in questo nuovo video. Come potete leggere dal titolo qui sotto, anche se non so che video, che titolo metterò, comunque venite con me a sistemare la mia camera. Sono le 2 del pomeriggio e oggi mi sono svegliata a mezzogiorno e mezzo. Ho un po' di occhiaie, ma non importa. Non andrò a truccarmi perché appunto non mi serve truccarmi mentre sono in casa. E soprattutto quando una persona fa le pulizie non serve. E adesso vi faccio vedere in che situazione è la mia camera. Così vi farò vedere un prima e un dopo. E niente, spero che questo video vi possa piacere. Mettete già un bel like ed iscrivetevi al mio canale se ancora non siete iscritti, mi raccomando, perché ho visto che la maggior parte che vede i miei video non è iscritto al canale, quindi iscriviti al mio canale. E niente, ora vi faccio vedere in che situazione è la mia camera. Allora, appena entriamo nella mia camera ci sono tutte queste scatole, che vabbè, questa qui ci sono dei giochi di quando ero piccola che devo mettere ancora nella stanza di là. Poi praticamente tutte le altre scatole sono collaborazioni, quindi devo buttarle via. Poi ci sono calzini ovunque, il letto da fare, perché mi sono svegliata appunto a mezzogiorno e mezzo. Mi sono guardata le email, mi sono letta, scusate, le email, tutti i vari social, YouTube, un paio di video, poi sono andata a mangiare. E eccomi qui che sto registrando per voi. Poi vabbè, qua c'è il mio comodino pieno di cose e non voglio farvi vedere la foto, ma ormai l'avete già vista. Quindi questo è il mio letto, questa è la scrivania che dovrebbe andare lì, però siccome al sabato e la domenica sono a casa da sola, mi metto questa scrivania, cioè davanti al letto, e metto la TV che è in salotto. Ho acceso il mio diffusore. Questa è la situazione delle sedie armadio. Poi andiamo nella mia scrivania, è piena di cose da sistemare perché ovviamente se no non sarebbe camera mia. E poi niente, quindi andiamo a spolverare i mobili, andiamo a passare la aspirapolvere per terra, ovviamente. Là c'è un'altra scatola di una collaborazione e poi andremo a sistemare il letto, il comodino e tutto quanto. Quindi adesso vi metto nel mio cavalletto e vi velocizzo e vedrete che io farò tutte le pulizie in un secondo, anche se ci metterò tipo 2 ore. Quindi a tra poco.
quanta gente è convinta che sia nell'aldilà, chissà cosa chissà. Quanta gente comunque ci sarà che si accontenterà. Farvi vedere delle collaborazioni che mi sono arrivate. Allora, questo è l'astuccio che contiene dei pennelli da trucco, che appunto sono questi sei, che c'è quello per non so cosa, la cipria credo, poi quello per il fondotinta, quello per fare il smokey eye, per sfumare, non so se si vedrà comunque, vabbè, per fare l'angolo dell'occhio, per fare le sopracciglia e infine quello per mettere il rossetto. Vi lascio qui sotto nell'info box il link dell'azienda di questi pennelli, comunque su Amazon. Dopodiché l'azienda Elite 99 mi ha mandato vari smalti semipermanenti che non mi sono arrivati ancora tutti, e sono tutti questi. Per ora sono, questo contiene 6 semipermanenti e questo ne contiene 4. Comunque vi lascio sempre qui sotto nell'info box il link dove potete trovarli, e poi altri 6 che sono sciolti. Continuiamo a mettere a posto. Ah! Infine mi sono tolta la felpa perché stavo morendo di caldo, quindi sto cercando una scatola abbastanza capiente per metterci tutti i prodotti delle collaborazioni che ho fatto, però mi sa che è impossibile, quindi andiamo alla ricerca di una scatola molto molto capiente. Voglio mettere tutto su una scatola perché alcuni prodotti devo ancora farveli vedere in qualche video recensione, quindi devo fare così. Questi sono dei detersivi che mi ha mandato l'azienda Interval, che è un'azienda tedesca, che vi appunto parlerò presto in un video. Quindi direi che questi possiamo lasciarli nella sua scatola.
portiamo tutta sta roba al suo posto. Andiamo in cucina. Appoggiamo lo Scottex. Mettiamo in lavanderia, se ci riesco. Ok. Appoggiamo questo qua. Questo qua. Sì, lo so, sono brutta. Prendiamo la mia borsetta, che era in corridoio. E ora vi appoggio. Vado fuori a portare questo scatolone con le carte che sono da buttare. È arrivato il momento di aspirare la camera, quindi mettiamoci ad aspirare la camera. La camera, ho un caldo pazzesco, sto sudando, penso che adesso andrò a farmi una doccia. La camera è sistemata, ora vi faccio vedere com'è. Le scatole ho deciso di lasciarle lì perché magari mi possono servire per incartare dei regali di Natale. Il comodino è messo a posto, non voglio farvi vedere la foto. Quindi qua è tutto a posto. Il letto è fatto. Beh, qua ho lasciato la finestra aperta così entra un po' di luce. Non badate a cosa c'è lì sopra. Poi qui, vabbè, ho spolverato. Infatti è tutto pulito. Poi ho rimesso la scrivania a posto. Il cavalletto è lì. E l'altra scrivania è tutta pulita e le sedie, come notate, non c'è niente a parte la felpa che mi sono tolta prima. Non so se questo vlog continuerà anche dopo, ora sono quasi le, non so che ore sono sinceramente, penso verso le 3, 3 e mezza. Quindi non so se vi porterò con me mentre preparo la cena o cosa farò stasera. Quindi intanto io vi saluto e spero che questo vlog vi sia piaciuto. Non so quanto durerà con l'editing e tutto quanto, spero non troppo perché sennò già ho problemi col wifi. I giga sul cellulare li ho finiti, quindi ci metterà tipo 4 ore a caricare il video, se più di 10 minuti. E niente, ora io vado a farmi una bella doccia perché sto morendo. E casomai ci vediamo dopo, non lo so.
Mettete un bel pollicione in su se questo video vi è piaciuto, spero di sì. Scrivetemi nei commenti se appunto vi è piaciuto, così magari so se fare altri vlog o meno. Magari mi dite che vlog vi potrebbe interessare, se mi trucco, quando mi preparo, quando faccio il pranzo, la cena, la colazione, che ne so, quelle cose lì. E niente, io vi saluto, ci vediamo o dopo o al prossimo video. Ciao amori miei! Mua!